Ciao a tutti, io sono Nico. Io sono Mario. E questo è Errant Kicks. I got broads in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Oggi siamo tornati con il secondo episodio della nostra famosissima serie a livello internazionale. Una delle migliori serie su YouTube, lo sapete già. Tanto fuoco, poco soldo. E oggi vi portiamo The Converse One Star in collaborazione con Golf Le Fleur. Questa è la seconda volta che Golf Le Fleur e Converse hanno collaborato su questa One Star. E nel novembre dell'anno scorso sono uscite tre colorazioni di questa sneaker: questa azzurra, una verde e una rosa. Rosa un po', sì, un po' abbastanza scuro. E devo dire che questa è la mia preferita delle tre, perché le verdi sono praticamente importabili. E le rosa, sì, mi piacciono, ma non lo so. Però queste qua devo dire che ci stanno. Questa sneaker fa parte della nostra rubrica Tanto poco poco soldo, che ricordiamo è solo per scarpe inferiori ai 100 euro. Questa è proprio sui 100 euro, quindi perfetta. E appunto pensiamo che sia perfetta per questo video, poiché è una collaborazione tra due brand. I materiali utilizzati sono ottimi, il prezzo naturalmente è basso e non c'è stato così tanto hype da farle andare sold out in pochissimo tempo. Infatti ci sono ancora alcune taglie disponibili su alcuni siti. Magari se riusciamo vi mettiamo anche il link in descrizione. Partiamo dal lato maglia. Partiamo come sempre dal lato maglia, che è composta per tutta la sua lunghezza da questa suede di media lunghezza in questo colore azzurro. Nonostante il prezzo sia infatti 100 euro, la qualità dei materiali devo dire che è molto buona da parte di Converse e devo dire che il lavoro fatto è ottimo. Ottimo lavoro, davvero ottimo lavoro. Come si può vedere benissimo, il dettaglio principale di questa sneaker è questo fiore che è nella parte sia interna che esterna della scarpa, che inoltre va anche a finire un po' nella midsole. Infatti se vedete gli ultimi due petali sono un po' ricoperti dalla gomma. Questo fiore è naturalmente caratteristico di Golf Le Fleur, poiché in una One Star normale ci sarebbe stato solo questa stella e invece in questa collaborazione abbiamo anche questo fiore. Un altro tocco che Golf Le Fleur ha messo su questa Converse One Star è qui sulla linguetta il suo logo, con attorno anche il nome del suo brand. L'attenzione alla qualità si nota veramente in qualsiasi parte della scarpa, infatti anche nella parte interna abbiamo pelle abbastanza morbida di colore bianco, e questo è un altro tocco che magari a prima vista non si nota, ma di sicuro on fit si sente. L'intersuola è quello classico di Converse, infatti è costituito interamente di gomma vulcanizzata ed è totalmente bianco, compreso il tag qua dietro, anche questo classico di Converse, totalmente bianco. Inoltre è presente una soletta rialzata all'interno per migliorare il comfort della gomma vulcanizzata, che sappiamo non è il massimo. Passiamo alla suola della scarpa, che è la parte che naturalmente si vede di meno, ma è anche la più caratteristica. Infatti abbiamo tutta questa suola gialla con questi fiori bianchi, naturalmente tipici di Golf Le Fleur. Passiamo al sistema d'allacciamento, che sapete no, già. No. Scrivete voi nei commenti com'è il sistema d'allacciamento, vediamo sapete già. Come potrà essere il sistema d'allacciamento. Detto questo, però, una cosa da notare è il fatto che sono presenti tre diversi tipi di lacci, ovvero questo arancione, questo blu e questi bianchi, che probabilmente sono quelli che risaltano meglio le linee della scarpa. Sono gli unici che probabilmente non faranno schifo sulla vostra sneaker. Sì, vero fuori. Probabilmente molti di voi sapranno che non sono un grandissimo fan delle Converse oppure delle Vans, di questo genere di scarpe da skate. Però devo dire che queste scarpe qui mi piacciono abbastanza, soprattutto per i materiali che sono davvero di qualità per me. Detto questo, farei un po' fatica a indossarle per questo colore che non è esattamente il mio, questo azzurro. Però i materiali ci sono, il prezzo è buono per questi materiali, quindi è consigliato. A me invece, a differenza sua, piace lo stile della scarpa. Infatti, come vedrete forse nel prossimo episodio di Tanto poco poco soldo, forse ci sarà una scarpa simile. Anch'io penso che per questo prezzo la qualità sia davvero ottima. Poi la Converse One Star è una silhouette che sta tornando molto. Infatti quest'anno ci saranno molte altre collaborazioni che dovranno uscire a presto, o forse sono già uscite quando questo video sarà già stato editato. Quindi sì, devo dire che la scarpa mi piace, il prezzo c'è, la qualità pure, il colore sì, un po' particolare, però è forse quello che riuscirei a portare di più tra le tre colorazioni che hanno fatto uscire. On fit.
grazie per aver guardato questo nostro video, diteci cosa ne pensate di queste Converse e diteci se volete altri episodi di Tanto Poco Poco Soldo, che eravamo indecisi sul nome all'inizio ma adesso abbiamo capito che è iconico. Sì, ormai infatti questo nome è classico, più di queste scarpe che vi stiamo mostrando, e quindi niente, ormai dovrete conviverci per il resto della vita di questo canale, e vi ricordo che siamo su NMKX. Ciao a tutti.